Lascio questa nota al mio successore che mi sostituirà domani qui al Centro Cura del Disagio Sociale. Ieri ho incontrato casualmente per strada un nuovo paziente che andrà seguito con particolare attenzione. Era seduto appoggiato a un muro e stava parlando alla bottiglia di vino quasi finita che teneva in mano. Mi sono avvicinato e l'ho approcciato in modo amichevole. Per un attimo mi ha guardato in silenzio, cercando di mettermi a fuoco con lo sguardo. Improvvisamente ha iniziato a urlarmi in faccia con un alito pesante di vino cattivo, aspro, simile alle inutili rabbie impotente racchiuse in quelle frasi sconnesse. Sapevo che dietro c'era una realtà vissuta ormai morta, una storia come tante, tutte simili tra loro, eppure così drammaticamente uniche. Ce l'aveva col mondo che non gli offriva ormai più nulla, ma soprattutto ce l'aveva con se stesso, per l'evidenza del suo fallimento che lo costringeva a vivere una catena di giorni vuoti e annegati nel vino. Così come era nata, l'esplosione verbale si è spenta in un biascicare confuso di parole corrose dall'ubriachezza. Poi ha iniziato a raccontarmi la sua vita. L'infelicità annegata nel vino e raccontata in una sequenza di frasi spezzate. Lo ascoltavo e provavo compassione e comprensione per quell'uomo piegato dall'esistenza. Il vino catalizzava il dolore in una sorta di realtà sopportabile, ma bastava la presenza di un ascoltatore paziente come me perché il dolore si manifestasse ancora. Il ricordo doloroso di una vita che aveva toccato vertici eccelsi e che lentamente era stata costretta verso l'abisso dell'oblio. La sofferenza della solitudine e la rabbia verso l'impossibilità di reagire. E alla fine, esplicito, l'atto di accusa verso la società di quelli come me, che hanno imposto regole e modelli di vita a cui era difficile adeguarsi per quelli come lui. La sua era la reazione estrema della sua creatività frustrata. Alla fine, prima di tornare a isolarsi e a conversare con la bottiglia di vino, mi ha dato una sua vecchia foto di quando era all'apice del successo. Allego la foto alla presente nota. Sono consapevole di essere nel giusto. Eppure mi chiedo da che parte sta la verità. Dalla sua, ubriaco rappresentante di un'umanità sconfitta dalla vita, lui, l'ultimo artista mutante. O dalla mia, saggio e razionale invasore del suo mondo. Io, l'alieno.